Il terremoto di questa mattina che si è verificato al largo della provincia di Pesaro Urbino è stato decisamente un terremoto abbastanza forte. La magnitudo stimata è di 5,7 secondo la scala Richter, o 5,5 in termini di magnitudo al momento. Comunque un terremoto forte, uno dei più forti degli ultimi anni avvenuti in Italia. Fortunatamente è avvenuto a 30 km dalla costa, e questo ha fatto sì che non ci siano state conseguenze per le persone o per le cose, tranne piccoli crolli di cornicioni, poca roba. E quindi ci deve aiutare a ricordare che tutta l'Italia è un paese sismico. Ci sono delle zone più pericolose di altre, cioè dove i terremoti sono più probabili e possono avere anche una magnitudo molto più forte di quello di oggi. Penso a tutto l'Appennino centrale, meridionale, fino alla Calabria, così come la Sicilia orientale o il Friuli. Ci sono zone invece meno pericolose, dove però i terremoti possono avvenire lo stesso, anzi quei rarissimi terremoti potrebbero cogliere di sorpresa le persone che non sono abituate al fatto di avvertire una scossa, e quindi potrebbero essere presi dal panico e fare delle azioni che possono metterli ancora più in pericolo. Quindi ringraziando per il fatto che oggi non abbiamo verificato vittime e danni, ricordiamoci tutti di informarci correttamente su qual è il reale rischio di terremoti, dove abitiamo, se viviamo in zone in case sicure o i nostri figli frequentano scuole sicure dove possiamo restare con tranquillità quando si dovesse verificare un terremoto, sperando che questo non si verifichi mai.